È attesa per domani la convalida dell'arresto dei quattro giovani che hanno preso parte alla maxi rissa fuori da un locale di Marotta di Mondolfo. Restano gravi le condizioni del ragazzo accoltellato, il locale resterà chiuso per un mese. Grave incidente stradale a Ponteio di Mondolfo, un 59enne trasferito all'ospedale di Torrette di Ancona. Nel sottopasso di Via Fanella arrivano le transenne, l'annuncio dell'assessore Fabiola Tonelli. Il grande caldo fa scattare l'allarme incendi in tutta la regione. L'assessore Aguzzi lancia un appello ai sindaci anche sul fronte della crisi idrica dovuta alla forte siccità. Grande festa nella Basilica di San Paterniano a Fano per 50 anni di sacerdozio di padre Giuliano Viabile. A celebrare messa l'ex nunzio apostolico Giovanni Tonucci. Domani prende il via l'edizione estiva del Paese dei Balocchi nella nuova cornice della Rocca Malatestiana. Il sindaco di questa edizione sarà il cantautore bungaro. Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale che comincia questa sera con la rissa che c'è stata scoppiata sabato mattina nelle vicinanze della discoteca Mew a Marotta di Mondolfo. È attesa per domani la convalida dell'arresto delle quattro persone che sono finite in manette. Simona Zonghetti. Dopo l'udienza iniziata nel primo pomeriggio di oggi, non si hanno ancora notizie sulla convalida degli arresti effettuati durante la maxi rissa a Marotta esplosa in via della Campanella di fronte al Mew Disco Dinner dopo l'evento Metropoli of Music organizzato nel locale intorno alle 5.30 di sabato mattina. È scoppiato l'inimmaginabile ed ecco i video arrivati alla nostra redazione che mostrano l'estrema gravità di quanto successo. La rissa ha coinvolto decine di ragazzi, urla, spintoni, ma anche calci e mazzate alla pattuglia dei carabinieri del Nord di Fano intervenuti sul posto. I militari hanno subito umiliazioni e botte, come pugni a ripetizione dati dal finestrino mentre erano dentro l'auto di servizio, senza alcuna paura da parte di chi li stava sferrando e senza alcun rispetto per chi porta la divisa. In un altro video, invece, si vede un ragazzo che prende da dietro un carabiniere per cercare di difendersi, ma ad un certo punto è arrivato prima un giovane con in mano una bottiglia di vetro e poi il branco che lo ha inseguito per una decina di metri. Una volta buttato a terra, lo hanno picchiato selvaggiamente. Lo ammazzano, ragazzi, lo ammazzano! Lo ammazzano! Lo ammazzano! Lo ammazzano! No, non uccidono! Fate l'aiuto! Tira fuori la pistola! Però ma stai guardando, chiama l'aiuto! Tira fuori la pistola! La situazione è degenerata con rapidità. Un senegalese è stato accoltellato all'addome mentre i carabinieri hanno riportato una lussazione, traumi cranici ed escoriazioni. Grazie all'arrivo dei rinforzi, le forze dell'ordine hanno arrestato quattro persone. Un 25enne albanese residente ad Ancona dovrà rispondere di tentato omicidio e insieme agli altri tre anche di rissa, resistenza, lesioni e danneggiamenti. A finire in manette con lui, un coetaneo albanese residente nell'Anconetano, un dominicano di 33 anni residente a Iesi e un 23enne di origine senegalesi residente a Tolentino. L'accoltellato è stato operato d'urgenza, ma non risulta ricoverato a Marche Nord. La sera stessa, inoltre, è arrivata la decisione per il Mew. Il locale resterà chiuso per 30 giorni. Il provvedimento è stato firmato dal prefetto Tommaso Ricciardi, che ha tenuto la linea della massima severità. D'altra parte, a difesa, con un post pubblicato su Facebook, la direzione precisa che sono state rispettate le ordinanze comunali, che non sono in alcun modo responsabili dell'avvenimento e che anzi li vede parte offesa. Intanto proseguono le indagini attraverso le testimonianze, i video girati con i cellulari e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Altre 20 persone sono state identificate. Lo ammazzano, raga!
Un grave incidente tra un'auto e un motorino è avvenuto questa mattina a Ponterio, nel comune di Mondolfo. È successo alle 7.30 lungo la strada statale Pergolese. Un uomo di 67 anni, residente a Senigallia, era a bordo di una Fiat Punto quando, forse nell'intento di svoltare a sinistra verso San Costanzo, ha urtato lo scooter che stava arrivando dal senso di marcia opposto. Il Centauro, un 59enne del posto, è stato sbalzato ad una decina di metri ed è rimasto ferito, ma sempre cosciente. Sul posto la polizia locale di Mondolfo, i sanitari del 118 che hanno allertato l'eliambulanza, atterrate in un campo vicino in via degli Sclavini. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Torrette di Ancona, mentre ne è uscito illeso il conducente dell'auto. Adesso invece l'aggiornamento sulla pandemia. Sono 46 positivi al Covid registrati e rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, la provincia più colpita è quella di Pesaro Urbino con 23 contagi, seguita da quella di Ancona con 17. Negli ospedali della regione ci sono 4 ricoveri in più rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva restano invece 6, mentre quelli in semi-intensiva salgono a 8. Nell'ultima giornata non sono stati registrati decessi legati al virus. Stiamo raggiungendo in queste ore la fatidica quota di 1 milione di vaccinati con la prima dose. Lo ha annunciato sul suo profilo Facebook l'assessore Filippo Saltamartini. E adesso ci spostiamo al campus scolastico di Pesaro, dove oggi decine di ragazzi si sono sottoposti al tampone. E per l'occasione il sindaco Matteo Ricci ha lanciato a tutti i giovani l'invito a vaccinarsi. Primo giorno di tamponi gratuiti al campus scolastico di Pesaro. C'erano tantissimi ragazzi in fila, ha commentato il sindaco Matteo Ricci, che ha postato questo video sul profilo Facebook. Sapevamo, ha proseguito il primo cittadino, che sarebbe servito questo servizio nei primi giorni dopo l'introduzione del Green Pass, perché molti giovani non sono ancora vaccinati. Il monitoraggio proseguirà anche domani, venerdì 13 e sabato 14, sempre dalle 9 alle ore 13, sotto i portici del liceo scientifico in via Nantar. Uno staff composto da personale sanitario e volontari di AIL Pesaro, Protezione Civile e Onlus Gulliver sarà a disposizione della cittadinanza per lo screening gratuito. Una volta effettuato il monitoraggio, verrà rilasciato un documento con il quale sarà possibile accedere in tanti luoghi della socialità e mostrarlo in caso di controlli. Grazie ai tamponi gratuiti, i ragazzi e i cittadini in generale potranno partecipare agli eventi in sicurezza e passare Ferragosto più sereni, ha aggiunto Ricci, che poi ha lanciato l'appello. Prenotate subito il vaccino se non l'avete già fatto, è l'unica soluzione per combattere il Covid. Domani, dalle 18 alle 22, durante l'iniziativa Candele sotto le stelle, ci si potrà vaccinare nel camper mobile dell'Asura alla palla di pomodoro. Rimaniamo sulla notte delle candele perché oggi è arrivato il no di Confcommercio all'ordinanza firmata dal sindaco Ricci. Il provvedimento, oltre all'obbligo del Green Pass e il divieto di utilizzare le lanterne cinesi, infatti impone la sospensione delle attività in concomitanza dell'evento a tutte le spiagge e agli esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande che non aderiscono all'iniziativa appunto della Notte delle Candele. Dopo decine di chiamate ricevute dagli operatori che non sanno come comportarsi, Confcommercio lamenta la poca chiarezza e la mancata concertazione con le associazioni di categoria. Non crediamo, si legge in una nota, che chi non partecipa ad una manifestazione debba essere limitato come se fosse un criminale. A Fano invece, dopo le lamentele dei residenti per le auto nel sottopasso ciclo pedonale di via Fanella, oggi è arrivata la risposta dell'assessore Fabiola Tonelli, che assicura installeremo le transenne. Avevano lanciato un appello alle forze dell'ordine e al comune di Fano per aumentare i controlli e adottare provvedimenti definitivi. I residenti di Centinarola e Fano 2 chiedevano da tempo una soluzione per porre fine al problema del passaggio non consentito di auto, moto e ape car nel sottopasso di via Fanella. Una situazione definita pericolosa per i pedoni e i ciclisti che transitano in questo tratto di strada loro dedicato che collega i due quartieri di Fano.
E oggi, dopo l'intervista trasmessa venerdì scorso nel telegiornale Occhio alla Notizia, arriva la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli. In seguito alla sperimentazione non abbiamo cambiato idea sul futuro di questa strada, quindi rimarrà ciclopedonale. Ci scusiamo per il ritardo perché diciamo è un po' di tempo che questi New Jersey sono presenti, li abbiamo caricati più volte di acqua per poter fare in modo che la gente non li spostasse, però evidentemente qualcuno non rispetta le regole e quindi è comunque passato, sia parlo ovviamente di macchine oppure motorini. Dopo Ferragosto metteremo quindi in maniera definitiva, anche in seguito all'ordinanza, dei parapedonali proprio vicino al sottopasso, perché dobbiamo lasciare questo tratto di strada comunque transitabile per i mezzi agricoli dei campi intorno. Le auto quindi troveranno l'accesso bloccato e il comune provvederà anche ad installare la segnaletica verticale per avvisare i conducenti. Per quanto riguarda i motorini, ovviamente ci rifacciamo anche un po' al buon senso dei cittadini. Non possiamo in questo momento mantenere una pattuglia 24 ore su 24 su questa zona. Le telecamere in questo momento non sono previste, quindi probabilmente qualche motorino passerà, perché se passa una bicicletta passa anche un motorino, quindi speriamo nel rispetto delle regole dei cittadini. L'assessore poi ha risposto alla richiesta di un'adeguata illuminazione. Ci sono dei fari, sono anche collegati, deve prendere in consegna ASET, adesso mi assicurerò che questo venga fatto, comunque andrò a approfondire il motivo per cui non sono accesi, ma sicuramente garantiremo anche l'illuminazione notturna. La Guardia di Finanza di Pesaro ha aumentato i controlli per il contrasto alla contraffazione e ai traffici illeciti. Nel fine settimana sono state identificate 70 persone, controllati 41 veicoli. Inoltre, nell'area del porto di Pesaro, con l'ausilio dell'unità cinofila, sono stati passati al setaccio i 204 passeggeri appena sbarcati dal traghetto di linea proveniente dalla Croazia. Invece, durante l'attività svolta negli esercizi commerciali di Fano, Monteporzio e Cartoceto, le fiamme gialle hanno sequestrato 4.600 prodotti non conformi alla normativa in materia di sicurezza e dunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Arriva il caldo africano ed è allerta incendi e crisi idrica. Oggi l'assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi ha lanciato un appello ai sindaci delle Marche con un forte richiamo alla responsabilità dei cittadini. Assessore, è stata confermata una vera e propria emergenza climatica. Sì, purtroppo sì. Io stamattina ho scritto come assessore regionale a tutti i sindaci della Regione Marche, raccomandando la massima attenzione, la massima allerta e la massima, diciamo, comunicazione verso i cittadini, che siano attenti a non accendere fuochi, a non fare barbecue, a non portare avanti, diciamo, iniziative che possano compromettere la sicurezza dei nostri territori. I prossimi 15 giorni saranno terribili per quel che riguarda le temperature, previste in forte aumento. Non è prevista pioggia per tutto il mese di agosto, quindi anch'io mi permetto di fare un richiamo ad ognuno di voi che state ascoltando: massima attenzione, massima allerta e anche un richiamo forte per il minor consumo di acqua. Siamo anche in grande crisi idrica, stiamo riempendo il fiume Metauro, dal quale preleviamo l'acqua potabile, la stiamo riempendo attraverso dei pozzi ubicati nell'entroterra. Purtroppo siamo alla completa emergenza, quindi un richiamo forte al minor consumo possibile di acqua e alla massima attenzione per quel che riguarda gli incendi sul territorio. Un altro incidente si è verificato nel pomeriggio alle 16.45 all'impianto semaforico del Lido a Fano. Una 66enne in sella alla sua bicicletta ha impegnato l'incrocio nonostante il semaforo rosso per il suo senso di marcia. Nel frattempo, da via Girolamo da Fano stava provenendo un uomo di 68 anni a bordo di un'auto. Il conducente, che stava svoltando a sinistra, non ha potuto evitare l'urto con la donna, che è rimasta lievemente ferita. La ciclista è stata trasportata al pronto soccorso in codice verde, sul posto la polizia locale di Fano, per i rilievi di legge. E sempre a Fano sono stati festeggiati i 50 anni di padre Giuliano Viabile, rettore della Basilica di San Paterniano. Filippo Pucci. Festa grande sabato scorso per i 50 anni di sacerdozio di padre Giuliano Viabile. All'interno della Basilica di San Paterniano, i parroci della diocesi, insieme ai confratelli e alla presenza di Monsignor Giovanni Tonucci, hanno celebrato la Santa Messa. È stata una bella celebrazione perché erano parecchi. Abbiamo anche molto cantato. Ho approfittato di questa occasione
per far sentire ai preti e ai nostri religiosi ovviamente queste melodie del nuovo messale, sperando che qualcuno, dopo averle sentite, le possa usare, perché quando apriamo il messale ogni tanto vediamo qualche pentagramma, forse a qualcuno dà anche fastidio, non lo so. Comunque io ho approfittato per farli sentire e anche per ovviamente abbellire la liturgia. Nato il 27 agosto del 1946 a Frontale di Apiro, in provincia di Macerata, padre Giuliano alla fine della celebrazione ha ricordato il suo lungo percorso vocazionale. È iniziato tutto con un incontro, ero bambino, con un frate cappuccino. C'è il canto che dice: era un giorno come tanti altri, ma quel giorno lui passò. Ecco, è passato attraverso questa figura che io, guardando, mi venne questa, diciamo così, vocazione per essere anche io come lui. Sai, il Signore si serve di tante cose, anche delle cose più stupide. È così che io, alla fine della quarta elementare, ho chiesto di entrare in seminario. Finite le scuole elementari e quelle medie e dopo numerosi spostamenti dovuti ai vari anni di studi, il 7 agosto del 1971, padre Giuliano, all'età di 24 anni, è stato ordinato sacerdote proprio nel suo paese natale. Una volta ordinato, ecco, sono stato di nuovo fermo come vice direttore di questo seminario e così poi mi sono spostato a Macerata nella parrocchia. E qui i superiori mi hanno chiesto di andare a Loreto per poter fare l'organista, dove sono rimasto per la bellezza di 33 anni, per suonare tutte le liturgie del santuario. Lì ho messo su un coro professionista. Fino a quando, nell'agosto del 2019, padre Giuliano, su direzione dei superiori di Loreto, arriva nella Basilica di San Paterniano, dove tuttora è rettore. Qui vorrei, anche qui, fare di San Paterniano qualcosa di bello, anche sotto il lato musicale, ecco, con un coro, e riprendere un'attività musicale. In conclusione, che cosa le ha colpito di Fano una volta arrivato? La gente, alla fine della messa, rimaneva tutta in basilica. Questo mi ha colpito subito, perché a Loreto, appena detto la messa finita, andate in pace, in 20 secondi si svuotava la basilica. E io, a vedere tutta questa gente qui a cantare il brano finale, mi ha sorpreso. Dico: ma guarda un po' che bello. Dico, ecco, è stata una cosa veramente stupida, però lì per lì, già la prima domenica, mi ha fatto notare qualcosa di diverso. Si sposta nel centro storico di Fano il paese dei Balocchi, che si è sempre tenuta nel quartiere di Bellocchi di Fano. Questa volta sarà la Rocca Malatestiana e il sindaco di questa edizione sarà il cantautore bungaro. Nel paese dei Balocchi. Con spettacoli, animazioni e iniziative collaterali torna a Fano la magia del paese dei Balocchi. Dopo 16 edizioni organizzate nel quartiere di Bellocchi, la manifestazione dedicata alle famiglie e in particolare ai più piccoli si sposta alla Rocca Malatestiana. Il tema scelto per quest'anno è Esseri di Parola e l'evento portante è rappresentato dalla mostra fotografica Che Favola, in programma dall'11 al 19 agosto dalle ore 18 alle 23. Questa esposizione di immagini e testi ripercorre la storia della festa e prima dell'inaugurazione verrà trasmesso il cortometraggio di Luca Pagliari dal titolo Una favola nella favola, che vuole raccontare e mettere in rilievo le principali tappe della crescita dell'associazione del paese dei Balocchi. Invece il sindaco del 2021 sarà Bungaro, il cantautore che da oltre 30 anni scrive pagine importanti della storia della musica. In occasione della nomina, la sera del 19 agosto è prevista una sua esibizione che sarà anche un momento denso di poesia e di emozione. Questa è un'edizione che l'abbiamo chiamata Smart Edition proprio apposta, perché abbiamo dovuto fare delle scelte di trasferirci dalla nostra Piazza Bambini del Mondo alla città. Abbiamo organizzato degli eventi e organizzeremo degli eventi successivi. Un ospite importante che è Bungaro, grande cantautore di classe, raffinato, che verrà al paese dei Balocchi e oltre a fare il suo concerto, come no, noi l'abbiamo chiamato per questo, per la sua musica, però c'è un filo conduttore con i bambini e con il paese dei Balocchi. Uno è che nell'ottobre del 2020, in occasione dei 100 anni della favola di Rodari, della sua nascita, lui ha editato una canzone
e la cantata insieme a Ferrara Mannoi è Il cielo di tutti, prendendo le parole di una sua famosa poesia. Quindi oltre al suo concerto canterà con i bambini della scuola elementare di Bellocchi, un coro tra le note, e due canzoni, la sua canzone principale Guarda Stelle e questa canzone dedicata ai bambini. Ho parlato con lui nei giorni scorsi, veramente entusiasta di essere il sindaco del paese dei Balocchi, perché poi alla fine del suo concerto gli daremo la fascia da sindaco del paese dei Balocchi. Nell'area della Rocca sono previste anche iniziative con animazione per bambini. Domani alle ore 21 sarà la volta dei Fiori del Mare in collaborazione con l'associazione Apito Marche. Mercoledì allo stesso orario è in programma l'avventuroso viaggio di Dante, il mio babbo, uno spettacolo con Giulia Bellucci, Anissa Guizzi e Frida Neri. Infine giovedì 12 e martedì 17 agosto dalle 19 alle ore 20 ci sarà l'assalto alla Rocca con un grande gioco di gruppo promosso da Arfan Animation. Allora, noi adesso ci salutiamo, vi ricordo l'appuntamento dopo le previsioni del tempo e la pubblicità con uno speciale dedicato alla presentazione del nuovo portale internet turistico delle vallate del Metauro e del Cesano. L'informazione invece torna domani mattina in diretta alle ore 7. Arrivederci.